questa sera siamo qui da Lorenzo da Sorailleux per un piatto che normalmente si può fare senza una grande spesa. Naturalmente la materia prima è il pesce, e questa sera Lorenzo pare che abbia trovato una varietà di pesci, naturalmente dentro le sue reti, e ha deciso di provvedere a farci una proposta che non possiamo rifiutare. Qual è? Sì, buonasera a tutti. Siamo, nonostante alla fine dell'inverno, direi che siamo in pieno inverno. Questa sera presentiamo un piatto un po' non convenzionale, sempre di pesce ovviamente, di pesce pescato da me questa mattina. Vediamo la particolarità. Questa sera presentiamo una minestra di scorfano, un pesce, come diceva Giuliano, tutto sommato non molto impegnativo dal punto di vista economico, però vediamo quali sono le caratteristiche, come sempre facciamo, a partire proprio dal pesce. Di scorfano ce ne sono nel nostro mare quattro tipi. C'è il cosiddetto il cappone, che è il più nobile della famiglia, poi c'è lo scorfano nero di scoglio, lo scorfano rosso di scoglio e lo scorfano rosso di fondale. Questi sono pesci, come si vede dai colori, freschissimi, e hanno appunto due caratteristiche cromatiche diverse e di conseguenza anche due caratteristiche organolettiche diverse, proprio perché vivendo in due habitat diversi si nutrono diversamente, come abbiamo sempre detto, ovviamente parlando di pesce selvaggio. Lo scorfano è un pesce che soprattutto nelle scogliere, perché spesso e volentieri si rompono le reti, quindi non diciamo che i pescatori non hanno una pesca che fanno molto volentieri. Però a noi interessa in particolare perché lo mettiamo nella zuppa di pesce. La differenza sta proprio nel fatto che quello di scoglio è molto più colorato. Questo perché? Perché il pesce, la prima difesa che ha è quello di mimetizzarne nell'ambiente in cui vive. In quello di fondale è molto rosso, perché questo vive dove vivono il gambero rosa. Questo invece vive assolutamente negli scogli e va da una profondità, diciamo da 0 a 50, 60, 70 metri, fin dove si trovano gli scogli. A volte si nasconde anche nei grossi alberi che vengono portati durante i periodi di alluvioni in mare e sono affondati. Gli ingredienti quali sono? Ovviamente lo scorpano è l'ingrediente base, la cipolla, carota, sedano e pomodori. Puliamo le verdure, le tagliamo finemente a cubetti come in questo caso. Cominciamo a preparare il piatto. Mettiamo olio come sempre abbondante, questo perché, come sappiamo, è uno degli ingredienti di cui il nostro territorio e la nostra cucina erano assai ricchi. Mettiamo un po' di soffritto che abbiamo a soffriggere le verdure tritate finemente e lo facciamo andare per qualche minuto. A dopo. Ecco, questi sono i due tipi di scorfano. Abbiamo detto quello da fondale, che è leggermente più pallido perché vive nella sabbia in mezzo ai gamberi, il cosiddetto fienile. Fienile è una particolare vegetazione marina che vive ad una profondità tra i 150 e i 250 metri. Mentre questo, lo scorfano. Di scorfano è molto più colorato. E poi insomma la freschezza lo si vede dai colori vivi, dall'occhio gonfio. Certo che qua da una gli si dice te proprio come scorfano. Sì, l'unica accortezza è insomma durante la pulizia stare attenti, perché questo è proprio completamente pieno di spine. E sopra nella parte della testa, questa è una delle più importanti, delle più pericolose, che è nella parte della coda, e poi ovunque a spine. E volendo fare un'operazione chirurgica si potrebbe anche pensare con una forbice di togliergliele, di tagliarle via,
ma noi le andiamo tranquillamente a mettere così. Abbiamo aggiunto una spolverata di peperoncino, adesso andiamo a mettere gli sfoglioni nella casseruola. Nel frattempo andiamo a tagliare finemente il pomodoro fresco, come vuole la tradizione della cucina ligure. Critico, siamo un po' critici. Siamo un po' critici siamo perché adoperi un coltellino che... però va bene. Una volta fatta un pochino rosolare andiamo ad aggiungere il pomodoro fresco tagliato. Ecco, una volta fatti passare i pesci per qualche minuto andiamo ad aggiungere un po' di brodo, fumetto di verdure. No, di verdure? Di verdura, sì. Sono le verdure, perché il pesce l'abbiamo messo nella a cuocere. Una volta fatta questa operazione, facciamo proseguire la cottura per circa 20 minuti. Buono. Buono, buono, un odore di pesce. Ecco, arrivati in cottura, adesso andiamo a pescare gli scorfani, che nel frattempo li abbiamo portati in cottura e sono andati a, come dire, a cedere tutte le loro caratteristiche, i loro sapori, i loro profumi. Bene attenzione a non dimenticare pezzi o lische che potrebbero poi crearci qualche problema. Ecco. Nel frattempo teniamo, custodiamo gelosamente questa parte. Adesso con gli attrezzi giusti andiamo a prendere la parte del a prendere la parte della schiena dei vari pesci. Ci vuole una palettina. Intravedo che la massaia avrà qualche difficoltà a farsele a casa. Ma non è detto, una volta che sono cotti, come vediamo in questo caso, si toglie abbastanza agevolmente. Più difficile sarebbe se fosse crudo sfilettarli da crudo. Questo diventerebbe, come dire, un percorso più professionale, più accidentato, più professionale e evidentemente anche un po', come dire, più complesso. Fatta questa operazione togliamo il filetto, e quindi questo è abbastanza semplice tutto sommato, da una parte all'altra del pesce. Sono pericolose le spine? Sì, sono pericolose le pinne dello scorpione, infatti consiglio di pulirle con i guanti, perché potrebbero dare anche in alcuni casi avere dei problemi, perché è considerato un pesce velenoso, un pesce a rischio. Però ecco, è termosensibile, questo non dimentichiamo. Quindi vuol dire che una volta cotto abbiamo eliminato il pericolo. Cioè il veleno. Il veleno. Non dimentichiamo che c'è sempre alcune, come dire, contraddizioni, perché magari è distinto. Capita di dire, quando uno si punge con un pesce uso il ghiaccio. Assolutamente, perché il veleno del pesce è dello scorpano, della tracina, che sono considerati, la tracina ancora di più, ma anche lo scorpano, dei pesci
velenoso. Senti, quindi usiamo sempre l'acqua calda. Ti è mai capitato di essere punto? Sì. Sì, mi è capitato molto spesso. L'operazione che faccio io a bordo, ovviamente medicinali d'urgenza, se la cosa è sopportabile, la prima operazione che faccio, avendo il motore in barca che continuamente funziona, è operativo, metto la parte colpita proprio sul motore, in modo da uccidere il calore, e poi ho il cortisone, la crema al cortisone a bordo. Ma la tengo così sempre. Dolorosa? Sì, è abbastanza fastidiosa, abbastanza pericolosa. Una volta fatta questa operazione andiamo ad aggiungere la pasta. In questo caso mettiamo degli spaghetti tagliati a piccoli pezzi, da proprio da farla diventare una sorta di minestra di scotta. In ultimo andiamo ancora ad aggiungere un po' di fumetto di verdure. A questo punto lo andiamo a portare in cottura e a buttare la cottura. Non fammi nessuno. Questo è un'eccellente minestra. Soddisfatto, Lori? Molto soddisfatto. Può dire che venire dove ci deve andare? Piatto che possiamo maldestramente definirlo povero, perché come sapete non ci sono, per me, per quanto mi riguarda, pesci poveri e pesci nobili. Soltanto perché un pesce vive, abita in un habitat diverso, perché, per quale ragione? Bisogna solo capire, trovare il modo di come esaltarne le sue caratteristiche. Il pranzo, la cena è servita, buon appetito. Hai parlato come un libro, sai? Cattivo! Devo dire, Lori, piatto principesco, stasera. Minestra di scorfani e verdure. Ottimo, adesso lo proviamo. Lo proviamo. Buon appetito.